Il momento tanto atteso è arrivato. Scusami, ero un attimo bloccato. Il momento tanto atteso è arrivato. Pronostici della prima giornata di Serie A. Una serie che l'anno scorso vi è piaciuta non tanto, ma tantissimo. Quindi ovviamente ve la riproponiamo anche quest'anno. E vai subito a bomba senza dire niente, iniziamo. Frosinone e Napoli, ovviamente il campionato lo inaugurano i campioni d'Italia che vanno di scena. La mia squadra va di scena a Frosinone e sinceramente comunque mi aspetto una vittoria. Mi aspetto una vittoria facile, una vittoria semplice, una vittoria senza troppi problemi, senza se e senza ma. Dobbiamo inaugurare bene il campionato, siamo campioni d'Italia, dobbiamo difendere lo scudetto, dobbiamo provare a rilottare per lo scudetto anche quest'anno, quindi non si può steccare l'inizio. Frosinone, Napoli 2, Empoli-Verona 1 più gol. Sono d'accordo comunque con chi dice che l'Empoli abbia più chance del Verona quest'anno per salvarsi, ha qualcosa in più del Verona. Di Marco Baroni, che secondo me non è proprio messo bene quest'anno. L'anno scorso si sono salvati, ma quest'anno occhio. Però comunque vi dico che l'Empoli vince, secondo me, quindi uno. Però mi gioco il bonus del gol, uno più gol. Secondo me entrambe le squadre segnano, entrambe le squadre segnano, ma alla fine l'Empoli la spunterà. Genoa-Fiorentina gol. Mi incuriosisce la partita tra Genoa e Fiorentina. Mi incuriosisce perché comunque sono due squadre che secondo me in questo campionato saranno abituate al vizietto del gol, perché comunque hanno l'attacco per farlo, hanno il gioco per farlo. Quindi vi dico che non vi do un pronostico preciso, però vi dico gol. Il Genoa fa un gol, ma la Fiorentina non sta a guardare. Inter Monza 1. Allora, scende in campo, esordisce in questo campionato la squadra che secondo me è favorita per lo scudetto di quest'anno, e quindi vi dico che secondo me è la squadra favorita di quest'anno, e di certo, nonostante il Monza, abbiamo visto che l'anno scorso ha saputo insediare bene tutte le big, quindi vi dico che la prima, secondo me, i nerazzurri non la steccano nonostante tutto. Inter Monza 1. Sassuolo-Atalanta è. Qui adesso iniziano le sfide un pochino più toste da pronosticare. Sassuolo-Atalanta, vi dico X2. Come Sassuolo, il Monza è quella classica squadra come il Monza, il Sassuolo è quella classica squadra che mette in difficoltà tutte le big. Le sa mettere in difficoltà, le sa imbrogliare bene. E quindi vi dico che il Sassuolo contro l'Atalanta se la lotterà fino all'ultimo secondo. Però vi dico che o riuscirà a pareggiarla oppure l'Atalanta vincerà di misura. Quindi Sassuolo-Atalanta X2. Roma-Salernitana 1X. Anche qui l'anno scorso, se non mi sbaglio, si sono incontrate Roma e Salernitana alla prima giornata. Per la Roma non è stata di certo facile, perché comunque la Salernitana l'anno scorso si chiudeva bene e ripartiva. Quest'anno più o meno la stessa cosa. Sono riusciti a trattenere il proprio big di A, hanno comunque una bella squadra per salvarsi tranquillamente. Quindi vi dico che quest'anno rimetteranno in difficoltà la Roma come l'anno scorso. E vi dico o che pareggeranno o che la Roma vincerà di misura. Allora, ultime quattro partite. Lecce-Lazio 2. Capisco che comunque a Lecce sia una trasferta ostica, una trasferta difficile. L'abbiamo visto anche l'anno scorso che non è stata facile per nessuna delle big vincere a Lecce, soprattutto per la Lazio che l'anno scorso ci ha perso ben due volte, sia all'andata che al ritorno. Però quest'anno Lecce ha cambiato allenatore, Marco D'Aversa è subentrato al posto di Marco Baroni, quindi vi dico che il Lecce quest'anno lo vedo male e farà fatica contro la Lazio alla prima, quindi Lecce-Lazio 2. Udinese-Juventus X2. Esordio per la Juventus in campionato, come era finito l'anno scorso, perché l'anno scorso anche era finito con l'Udinese. Quest'anno l'Udinese si è rinforzato, ha preso degli ottimi giocatori.
che secondo me l'avete visto anche nel mio pronostico della classifica, potrà lottare per la Conference League. E anche qui gara ostica a Udine, vi dico o pareggio o una classica Juventus che la vince di misura. Torino-Cagliari 1. Allora, secondo me il Cagliari quest'anno si salverà tranquillamente, però non lo so. All'inizio farà un po' fatica e quindi vi dico che il Torino alla prima vince. Torino-Cagliari 1. Ultima partita, l'ultima è quella del Milan che si gioca di lunedì, Bologna-Milan 2. 2. Bologna quest'anno lo vedo male, ha perso il bomber Arnautovic, ad ora non ha ancora avuto rinforzi se non qualche giocatore sconosciuto. Il Milan è troppo superiore, Bologna-Milan 2. Comunque questi sono i miei pronostici per quanto riguarda la prima giornata della Serie A 2023-2024. Se volete ditemi i vostri qui sotto nei commenti, lasciate un like, un commento, un'iscrizione, una condivisione e campanellina che sono importanti per il supporto del canale. E noi ci becchiamo oggi con un prossimo video. Ciao ragazzi!